sono per ultimo non per caso, perché in questo caso intervengo per quanto riguarda la rendicontazione finale. Il progetto abbiamo visto come poterlo ideare, come poterlo realizzare, e arrivano poi le parti più faticose, che sono quelle della rendicontazione. Anche in questo caso, per un problema di tempo, sono andato al sodo, visto anche il lavoro che svolgo a livello come professionale. La cosa principale, guardate, è il conto corrente bancario dedicato. Concetto molto semplice, ma che racchiude quello che è il problema della rendicontazione. Il punto principale, infatti, è determinare l'apertura di un conto corrente bancario dedicato. Quale che sia la sovvenzione, che sia distrettuale o che sia globale, per poter operare bisogna avere questo conto corrente dedicato. Come vedete, anzi no, eccolo qua, è il punto di partenza di eventuali controlli. Guardate, ci sono stati appunto dei controlli anche a livello internazionale di progetti nostri fatti nel distretto Meteo 80. Il punto di partenza dell'organo della Rotary International che effettua l'attività di controllo è sul conto corrente dedicato. Il primo punto, importantissimo, il conto corrente inizia a saldo zero, si chiude col saldo zero. Non possono rimanere resti. Domande che sono state fatte diverse volte. Esempio, io ho un progetto distrettuale finanziato, speso 10.000, in realtà alla fin fine non ho speso i 10.000, sono stato bravo, ho risparmiato 9.000, cosa faccio se mi rimangono dei resti? Non posso averli, io devo effettuare una spesa a saldo zero, quello che rimane deve essere restituito, non si possono tenere i soldi, questo sia chiaro perché ricevo molte indicazioni in merito. Problema tecnico, ogni spesa corrisponde a un bonifico, ad ogni fattura un bonifico. Questo lo vedete in quest'altra slide, anche se ci sono un caso di più fatture testate lo stesso fornitore. Questo è importantissimo, lo so che a livello pratico può essere una cosa con poco senso, ma a livello pragmatico è necessario perché se ogni fattura ha un bonifico, dovendo poi rendicontare, cioè mettere da parte, organizzare la documentazione, ogni fattura che ho il bonifico, non ci sono problemi. Se faccio bonifici cumulativi diventa un problema perché dovrei prendere il bonifico cumulativo, suddividerlo, lasciare traccia che quel bonifico va a coprire più fatture, chi effettua il controllo è, come dire, ha più problemi, è probabile che ci faccia delle obiezioni. Sono, come dire, spunti pratici necessari per non avere problemi. Guardate il secondo punto, attenzione al problema delle fatture elettroniche. Questo avviene quando acquistiamo merce dall'estero. Perché? Se siamo in Italia vige il problema della fatturazione elettronica. Se chi non lo sa, in Italia la funzionalità della fattura ormai è quella elettronica, cioè quella che vale è quella digitale. Se io acquisto un bene e ricevo il pezzo di carta anche via mail, non ha molto senso, non ha un valore probante. Il valore probante è il file che tecnicamente andrebbe scaricato. Tutti i club dovrebbero di regola potersi collegare all'agenzia delle entrate e scaricarsi la fattura. Sono sicuro che se chiedessi a voi chi lo fa, non lo fa praticamente nessuno. Almeno richiedere da parte del fornitore il file in formato digitale, XLM. Guardate che importante, perché ripeto, il pezzo di carta in Italia non ha valore, non è fattura. Se ovviamente parliamo di un fornitore estero, il discorso è facilitato, perché la fattura estera non è più digitale, quindi in questo caso sarà sufficiente anche l'invio del PDF della fattura. Attenzione anche qua, ci avviciniamo alla fine. L'identificazione dei beni durevoli acquistati attraverso sovvenzione, che siano distrettuali o che siano globali. È più semplice per i beni mobili e gli immatricolati, perché è facile identificare un'ambulanza che ha quella targa, quindi è normale che quella dovrà essere definita come finanziata da. Nel caso invece di beni strumentali, può essere da un ecografo a un computer eccetera, è obbligatorio preparare delle targhettine indelebili eventualmente o plastificate o in metallo e apposte a ciascun bene, perché deve essere chiaro che quel bene che ho acquistato con la sovvenzione sia stato acquistato attraverso la sovvenzione del Rotary. Tutto questo per ricordarvi in qualcosa, un messaggio finale che deve essere anche un piacere, l'abbiamo forse individuato anche nell'ultimo anno, grazie alla trasparenza e l'attività precisa
della Rotary Foundation, questa ha avuto dalla Charity Navigator per l'11° anno consecutivo il rating migliore come fondazione appunto trasparente e migliore nella gestione delle attività del terzo settore. Ripeto, questo anche grazie a un'attività di rendicontazione puntuale e precisa che è vero da una parte rigida, ma ci permette di avere anche questo, diciamo, blasone. Grazie, ho finito. Grazie Luigi.